Buon mercoledì a tutti da Un Caffè Fuori Campo e da Idea Web TV, ultima puntata del mese di aprile dal nostro studio multimediale. Edoardo Pellegrino al microfono, Andrea Rubiolo come sempre alla parte tecnico-tattica e prima parte dedicata al campionato d'eccellenza. Il campionato d'eccellenza che finalmente ha concluso la stagione regolare, adesso ci sarà tempo per playoff e playout, però stagione regolare è andata agli archivi con tanti verdetti che sono stati emanati nell'ultima giornata e noi per parlare di quest'ultima giornata siamo in compagnia di Emiliano Campana, portiere dell'Olmo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Portiere dell'Olmo, un Olmo che ha ottenuto la salvezza proprio in questi ultimi 90 minuti, bastava un punto alla squadra di mister Calandra per non dover guardare le altre partite, gli altri risultati. 0-0 contro la Prodonero, che partita è stata, anche perché ricordiamo che la Prodonero si giocava l'accesso ai playoff, un accesso ai playoff che è stato mancato proprio per questo 0-0. Beh, è stata una partita comunque combattuta, soprattutto nella prima parte, poi forse anche il caldo e l'energia sono venute a mancare. A noi bastava un punto per mantenere la categoria, la Prodonero doveva vincere per fare sperare nei playoff. Sono contento per noi e mi dispiace per la Prodonero, che comunque è una squadra della provincia grande. Sì, diciamo che comunque ognuno deve guardare al proprio orto, l'orto dell'Olmo attualmente ha tanti frutti, perché è arrivata una salvezza dopo un anno abbastanza travagliato con il cambio di timone a metà anno e il successivo ritorno di Calandra al posto di Pengue. Qual è stato il momento in cui, a parte domenica chiaramente, avete capito che la salvezza era alla vostra portata? Perché per tanto tempo siete stati proprio aggrappati, che non si sapeva bene da che parte stavate. Beh, è stata una stagione comunque difficile, dopo tutto quello che è successo, come hai detto bene tu. Sicuramente quando è ritornato Calandra, in noi giocatori è scattata quella cosa che ormai non avevamo più scuse, si può dire, che prima paga il mister, come si sa, poi tocca a noi giocatori. Ma io posso dire che l'Olmo ha fatto un ottimo girone di ritorno. Personalmente la speranza e la convinzione di salvarmi l'ho sempre avuta dentro di me, magari non l'ho mai detta per scaramanzia o per magari abbassare troppo la concentrazione dei compagni, però abbiamo fatto un'ottima stagione. Sì, bisogna dire che l'Olmo comunque ha condotto un cammino e un campionato abbastanza costante, perché alla fine l'Olmo è sempre rimasto fra l'11esimo e il 13esimo posto, no? Senza grandi picchi, ma neanche senza delle serie negative che potessero compromettere questa stagione. Certo, è mancato magari quello scatto, quella serie positiva che potesse mettervi un po' al sicuro, però sotto questo punto di vista voi siete sempre stati abbastanza aggrappati a questa salvezza. Sì, siamo sempre stati, diciamo, nel ultimo posto playout o primo posto salvezza. Diciamo che forse il periodo più negativo l'abbiamo avuto all'andata, quando abbiamo fatto una serie di sconfitte, se non ricordo male Lucento, Casale, adesso non mi ricordo più prima di Lucento qual era, comunque, e San Giacomo Chieri, ecco, quelle sono forse state le partite dove San Giacomo Chieri, Lucento soprattutto, dove abbiamo perso dei punti che potevano comunque farci stare un attimino più tranquilli. Comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo, penso che società, staff, tutti siano soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare, che era il nostro compito. Poi soprattutto ha raggiunto l'obiettivo finalmente senza dover passare dai play-out come è successo in passato, perché poi ne parleremo analizzando le due partite, visto che comunque ci sono tre squadre cunesi. Però quando ti ritrovi poi ai play-out puoi anche essere arrivato davanti di 7-8 punti, poi però sulla parità secca con i nervi cominciano un po' a saltare, può veramente succedere di tutto.
Sì, quest'anno l'Olmo non passa forse per la prima o la seconda volta della sua storia in eccellenza tramite i play-out. E si sa benissimo che quelle partite secche sono strane, magari parti come favorito, adesso non so, mi sembra Mondovì contro Fossano, giusto? Sì, sì. Il Mondovì diciamo che ha due risultati su tre, mentre sì, Fossano ne ha solo uno. Però sono strane quelle partite, magari un episodio, qualsiasi cosa può condannarti. Lo stato di forma, perché poi appunto ne parleremo, però Fossano arriva comunque in un buon momento a livello di risultati e anche di prestazioni, quindi la gara è apertissima e noi poi la seguiremo il 10 di maggio. Forse proprio Andrea potrebbe esserci. Potrebbe lui, esserci, vedremo. Una mia comparsata al Gasco. Beh, prima di andare a vedere quali sono stati i risultati di questa ultima giornata del campionato di eccellenza Girone B, volevo chiederti, dalla parte opposta della barricata domenica c'è la Prodronero, che stando fuori dai playoff, diciamo, insieme al Benarzole si è candidato un pochino al flop della stagione, perché comunque l'obiettivo minimo era centrare i playoff, lasciando stare il Pinerolo che si è stravinto il campionato, un Casale che dopo l'arrivo di Fossati ha fatto 41 punti nel girone di ritorno. Ci si aspettava qualcosina in più magari da Prodronero e Benarzole? Ma penso che i loro obiettivi di inizio anno erano quelli di fare i playoff o magari una delle due, magari provare anche a vincere il campionato. Questo mi dispiace sempre perché sono due squadre della provincia grande, però questo è il calcio, magari fai l'annata che con lo squadrone non vinci e l'anno che magari sei meno attrezzato lo vinci il campionato. Io pensavo sinceramente dopo il cambio della guardia di Casale che lo vincesse il Casale, invece il Pinerolo ha tenuto testa fino alla fine. Ecco, andiamo a vedere ora se Edward leggi tu. Io non vorrei affondare il dito nella piaga, ma questi due punti persi con San Giacomo Chiere adesso sono risultati decisivi. Prodronero, sì, lo sto proprio affondando, però Prodronero sarebbe salito a 59 e quindi sarebbe, tra l'altro, terzo. Il Benarzole ha preso gol a 20 secondi della fine, mi raccontavano, se no sarebbe stato terzo il Benarzole. Comunque ti lascio leggere i risultati che so che ci tieni. Sì, non è pallavolo, quindi è più semplice, più tranquillo, vado certo, sul sereno. Allora, Albese Saluzzo 4-1, Benarzole Cavour 1-1, ad Asti Casale batte Colina il Fiori Don Bosco 2-0, Corneliano Roero Lucento 4-2, Fossano Carascese 2-2, Olmo Prodronero 0-0, a Chieri Pinerolo batte San Giacomo Chieri 3-2, Valenzana Amado Tortona Villa Alvernia 4-3, Virtus Mondovì Castellazzo Bormida 1-1. La classifica finale di questo girone B: Pinerolo 74, matematicamente appunto promosso in Serie D, Casale 67 che salterà il primo turno dei playoff che vedranno opposti Castellazzo Bormida e Albese rispettivamente 58 e 57 punti. Fuori dai playoff Prodronero 57, Benarzole 56, Valenzana Amado 56, Cavour 55, Carascese 54, Tortona Villa Alvernia 42, Olmo e Saluzzo 39, poi ai playout Virtus Mondovì 36, Collina il Fiori Don Bosco 35, Corneliano Roero 34, Fossano 27, salutano la categoria Lucento a 26 punti e San Giacomo Chieri a 18 punti. Lucento che aveva battuto la Juve in estate, ricordiamolo, e adesso scende in promozione. Pazzesco. Può succedere veramente di tutto. Comunque, allora, prima di concentrarci sull'analisi un po' di queste sfide play-out, che sono molto interessanti anche perché sono state le vostre avversarie, no, per la salvezza, direi di dare un'occhiatina a questo Castellazzo Bormida Albese. Secondo te come può andare a finire? Perché Castellazzo Bormida sicuramente, soprattutto in casa, è una squadra veramente tostissima, però l'Albese ha chiuso bene, forse ha avuto bisogno a metà stagione di rimettersi un attimo in quadro dopo le cessioni sul mercato eccetera, però poi ha chiuso in crescendo e alla fine ha strappato un quarto posto che era forse inatteso qualche settimana fa. Castellazzo Bormida posso dire, visto che l'ho vista la prima volta fuori perché ero infortunato e due domeniche fa, ha un reparto offensivo di, che questo gli fa fare il salto, diciamo, la differenza. L'Albese potrebbe essere una squadra forse più quadrata, sicuramente sarà una bellissima partita, poi sul campo del Castellazzo comunque
piccolino dove da ogni parte possono arrivare dei tiri. Non sarà sicuramente una passeggiata per l'Albese, ma nemmeno per il Castellazzo. Poi, come dicevamo prima, nei playoff e playout, partite secche sono strane, quindi può uscire un qualsiasi risultato. Non posso dire, cioè non me la sento di dire favorito Castellazzo o Albese. Sì. Forse 51 Castellazzo, perché appunto ha due risultati su tre, no? Diciamo 51 Castellazzo perché ha due risultati su tre, anche dalla sua parte il campo, dai. Anche se nella seconda giornata della stagione regolamentare a Castellazzo l'Alba vinse 2-1. Era un'altra Albese, però. E ritorno? E al ritorno, fammi guardare. Che mi hai anticipato, adesso così guardo. 0-0. 0-0. Quindi se l'è giocata. Sì, sono due squadre che comunque si può dire che facciano della solidità e della compattezza la loro arma migliore, perché comunque sono due squadre che sono abituate a giocare insieme. Il Castellazzo penso che da anni giochi più o meno con la stessa formazione, i tre davanti penso che si Piana, Rossette e Merlano credo che si conoscano da una vita, perché giocano insieme da quando mi ricordo io, quindi insomma è sicuramente una buona cosa. Parlando invece del vostro attacco e della vostra difesa, si nota nelle statistiche che voi siete il secondo peggior attacco subito dopo quello del Cornigliano, però avete una difesa che fra dalla metà classifica in giù è quella meno battuta, con 41 reti subite. Vabbè, per te è una soddisfazione chiaramente, che sei portiere, no? Ah, sì, la soddisfazione perché sono portiere ci sta, però non è solo il portiere la difesa, diciamo che come si dice nel calcio, la miglior difesa è l'attacco, si inizia a difendere con gli attaccanti, poi man mano si scende. A me il compito è quello di cercare di prendere la palla quando me la tirano. Quando l'attaccano. Quando tirano, cercare di prenderla. Beh, sul reparto offensivo abbiamo fatto pochi gol, però ci può stare l'anno che si fanno pochi gol. Per quanto riguarda la difesa posso dire che mi dispiace per quelle 3-4 partite dove abbiamo preso 4 gol a Chieri, 4 gol a Casale, 3 contro il Lucento. E lì ci ha rovinato un po' la media gol, altrimenti se uno toglie qualche gol in quelle partite lì non era male come difesa. Infatti stavo guardando proprio questo: 1-1, 0-0, 2-1, 0-1, cioè comunque sotto questo punto di vista la vostra difesa è stata abbastanza una garanzia, soprattutto considerando che il vostro obiettivo era quello della salvezza, quindi quando cominci a prendere poche imbarcate è già tanta roba, già un passo avanti. Sì, sicuramente. Ecco, poi nel vostro reparto avanzato comunque l'attenuante che è cambiato molto durante l'anno, perché se non sbaglio inizio anno c'erano Martin e Martucci, sì. E poi è arrivato Ballario, sì, a dicembre sono arrivati Ballario e Ligotti a darci una mano, perché sono partiti, come dicevi tu, Martucci e Martin, quindi magari per un attaccante ci va anche tempo per trovare magari il feeling con l'altro compagno. Poi comunque ci sono stati anche l'infortunio di Balsamo, che è stato fuori per parecchio tempo. Non lamentiamoci, comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo. Allora, continuiamo a parlare di Olmo Prodornero, questa volta però andando al Piccapietra, tornando al Piccapietra dove c'era il nostro Carlo Cerutti, che ha raccolto le interviste del post partita per commentare questo risultato che ha certificato la salvezza dell'Olmo. Queste sono le dichiarazioni post partita, poi torniamo qui con Emiliano. Termine di Olmo Prodronero, terminata 0-0, siamo con mister Pierangelo Calandra. Allora mister, è arrivata una salvezza tanto sofferta, tanto inseguita come l'altro anno, all'ultimo soffio, all'ultimo respiro. Quest'anno si evitano i play-out, è un risultato che vi rende soddisfatti? Sì, il nostro obiettivo era quello di salvarci il prima possibile. Evitando i play-out ce l'abbiamo fatta quest'anno. E comunque per noi è sempre una sofferenza, perché tutti gli anni arriviamo all'ultima giornata a giocarci questa partita. È una soddisfazione enorme, perché è un gruppo di ragazzi che lavora con voglia e secondo me meritavano questa salvezza. Ecco, oggi a livello di partita possiamo dire che voi e i ragazzi hanno fatto il loro dovere, c'erano anche alcuni assenti, anzi addirittura qualche recriminazione, perché probabilmente si poteva anche vincere. Ma diciamo che fisicamente stavamo meglio, il lavoro del preparatore secondo me si è fatto sentire,
abbiamo nel secondo tempo soprattutto avevamo più gamba e abbiamo avuto occasioni per vincerla, però penso che alla fine il risultato ci soddisfa perché incontravamo una squadra che secondo me ha delle ottime potenzialità. Ecco, una domanda è d'obbligo, è inutile girarci attorno. Quest'anno l'Olmo ha vissuto questa vicissitudine che l'ha portata a un primo esonero, poi a un ritorno. Questa salvezza ottenuta in questo modo vale doppio, potremmo dire. Ma sì, per me è una soddisfazione enorme. Diciamo che è un esonero che non ho condiviso perché secondo me non era il momento di farlo. Poi per la società ha deciso questo. Il momento che mi ha richiamato sicuramente avevo più entusiasmo per portare la salvezza a questa squadra. Diciamo che il merito è stato dei ragazzi perché i ragazzi secondo me è andato tutto. Io ho cercato di dargli la mano perché sono ragazzi che avevano voglia di conquistare questa salvezza. Per chiudere, finita questa stagione, il prossimo anno Calandra sarà ancora qui a Maddaloni dell'Olmo? Ma ci siamo già trovati una volta, adesso vediamo se riusciamo a combinare le cose. Vediamo, non è ancora nulla di definitivo, l'importante è riuscire a lavorare sui giovani nostri che secondo me ci sono un buon potenziale, comunque o se no, se non sarà Calandra ci sarà un allenatore, no? L'Olmo va avanti perché comunque è una società che è ambiziosa, c'è dei giovani forti e secondo me ha delle prospettive future. Ringraziamo mister Calandra. Grazie a voi. Con il mister del Dronero Antonio Caridi. Allora mister, oggi è arrivato un pareggio che non soddisfa molto probabilmente dal punto di vista del gioco. No, sicuramente no, più che altro abbiamo cercato nel primo tempo di poter andare in vantaggio per poter gestire la partita, non ci siamo riusciti mancando qualche palla gol, specialmente sui calci piazzati, e poi nel secondo tempo è stata una partita difficile, la tensione e il risultato dall'altra parte ti portavano a non essere concentrata la partita e quindi alla fine è venuto fuori su 0-0. È uno 0-0 che vi taglia fuori dal discorso playoff, o meglio, siete arrivati tra le prime 5 che era, come detto dal presidente Beccacini, l'obiettivo minimo, ma purtroppo in virtù dei 10 punti di distacco da Casale non si disputeranno comunque i playoff, sì, in questo senso. Esatto, sì, siamo a pari punti con l'Albese, solo che con gli scontri diretti sono loro avvantaggiati e quindi quelli tagliati fuori siamo noi, ci sono i 10 punti col Casale, dispiace perché nell'ultima parte del campionato, specialmente nelle ultime 3, 4, 5 partite, abbiamo faticato abbastanza, eravamo stanchi forse un po' della rimonta fatta. Comunque, secondo me, abbiamo fatto un buon campionato. Alla fine, nei 5 ci siamo, c'è solo la distanza dei 10 punti quella che ci taglia fuori. Ecco, un'ultima battuta, anche valutando questa stagione, l'ho già chiesto a Pierangelo Calandra. In casa Olmo, il prossimo anno vedremo ancora Caridi sulla panchina del Prodronero. Ma ora, onestamente, noi continuiamo gli allenamenti per 2 settimane, poi vediamo un attimo di trovarci col presidente e ragioniamo il da farsi per i prossimi anni, vediamo se le situazioni combaciano e possiamo andare ancora d'accordo e continuare il nostro progetto. Ringraziamo il mister. Prego. Bene, quindi dichiarazioni interessanti sia da parte di Calandra che da parte di Caridi sul futuro e bisognerà appunto vedere che cosa succederà. Siamo qui di nuovo con Emiliano Campana e continuiamo a analizzare i verdetti e poi gli scenari futuri per quanto riguarda anche i playout. Oltre alla Prodonero, un'altra delusa è stata sicuramente la Bernarzole, che si è autoeliminata con il Cavour, almeno si sono eliminate entrambe nell'ultima giornata, una partita molto molto tesa in cui non sono mancate anche qualche colpo di troppo, qualche colpo scorretto di troppo, un pareggio che ha mandato a casa entrambe le squadre. Tra l'altro dovremmo avere qualche immagine che il buon Nadir sicuramente manderà dalla partita. Forse non ci si aspettava che la Bernarzole non riuscisse a entrare nei playoff, anche perché comunque per buona parte di stagione è stata addirittura anche prima, seconda, terza, comunque sembrava scontato un passaggio almeno ai playoff invece. Sì, ha fatto penso un girone d'andata strepitoso, poi forse hanno avuto un calo, io non conosco, non so, non posso dire perché non sono certo dentro bene nella zona, non so nemmeno quali fossero i loro obiettivi di inizio anno, però vedere i giocatori che giocano nel Benarzole penso e presumo che almeno i playoff era il loro obiettivo, come penso che era anche l'obiettivo della Cheraschese.
Sì, tra l'altro anche Caraschese è un'altra squadra, ecco, a differenza della Benarzole, forse è una squadra che si è svegliata un po' in ritardo, ha avuto un periodo molto difficile, ricordiamo i 6 gol presi con la Prodonero, quindi una fase centrale di stagione molto difficile, poi una risalita che però non è stata sufficiente, e ecco lì, anche lì ci si aspettava qualcosa di più. Probabilmente penso che in casa Cherasco si aspettavano qualcosa di più, e faccio in bocca al lupo per centrare i loro obiettivi futuri, nelle prossime stagioni. Poi posso anche dire che la Valenzana ha fatto una rimonta impressionante, sì, che comunque era pari merito con noi ed è arrivata comunque a un punto dai playoff, se non sbaglio. Sì, questo dimostra che questo campionato comunque è stato veramente molto difficile, forse negli ultimi anni non si era mai visto un campionato così complicato, anche perché arrivi all'ultima giornata e quasi tutti i discorsi sono ancora aperti. È stato un campionato equilibrato, dove diciamo quasi tutte le squadre si equivalevano, togliendo veramente Casale e Pinerolo, che hanno fatto un campionato a sé. Poi prima ho giocato nell'altro girone, quindi non conosco la realtà, sì, degli anni precedenti di questo girone qua, però ho trovato un campionato competitivo. Ecco, il Benarzole, di cui vediamo le immagini alla mia schiena, ecco, parlavamo di tensione, no? Un pochino di tensione con un Pregnolato che sicuramente sta cercando di capire come attraversare la rete, probabilmente. Però diciamo che con ogni probabilità il Narzole non ha buttato via i playoff domenica, pareggiando in 10, cioè subendo la rete in 10, cioè in superiorità numerica all'ultimo minuto. Però cioè, forse il rammarico più grosso, oltre ai punti persi durante l'anno, sono quelli persi contro il Saluzzo. Perché vincere 3-1, pareggiare 3 pari, cioè... Ti aggiungo un'altra cosa. San Giacomo Chieri, pesantissimo anche in questo caso, perché anche col Benarzola ha pareggiato. Benarzola, Prodonero, 18 punti li ha fatti, da qualche parte li avrà intanto, presi. Perché... E intanto ha mandato a casa 2 squadre in pratica. Sicuramente sì, però diciamo che nelle ultime 2 partite... Insomma, con una vittoria sarebbe andato, sono arrivati 2 pareggi, un po', insomma, polli, tra virgolette. Voglio usare un termine così che da far capire, sembra veramente brutto, però insomma 2 pareggi che pesano. 2 pareggi nell'arco della stagione, come diciamo adesso per il Benarzole, possono pesare sia per una promozione, playoff o playout. Diciamo che... Forse non devi arrivare all'ultima giornata. Sì, intendevo quello, esatto, chiaramente. Una squadra come Benarzole, giocarti l'ingresso nei playoff. Poi ci sta tutto nel calcio, perché magari fai una gran partita contro il Pinerolo, l'unico tiro che ti fanno e perdi 1-0. Magari fai una brutta partita contro l'Olmo e la vinci. Ecco, per fare 2 esempi. Diciamo. Sicuramente sì, chiaramente dispiace perché... Avere un'altra squadra cuneese, che fosse Benarzolo, che fosse Prodonero, ai playoff sarebbe stato motivo di vanto, anche perché appunto andare a giocare contro il Casale in uno stadio come quello del Casale, magari dopo, davanti a una cornice di pubblico importante, sarebbe stato anche bello. Sarebbe stato sicuramente bello per Benarzolo. Poi diciamo anche che comunque non vanno giù 2 dirette cuneesi quest'anno. No, ne va solo giù una di sicuro, quindi diciamo che già qui siamo stati un po' più fortunati. Ecco, andiamo a parlare, anzi, prima di parlare chiaramente dei playoff, cioè dei playout, pardon, andiamo a risentire l'intervista a Adriano Dogliani, direttore sportivo del Benarzole, al termine della partita pareggiata 1-1 fra Benarzole e Cavour. Se oggi secondo me c'è da dire che... Sul gol del pareggio c'era un fallo evidente, è stato spinto il difensore, quindi secondo me era da fischiare. Sul traversone che poi ha fatto il colpo di testa. Quindi secondo me oggi non possiamo parlare di ingenuità, se non nel primo tempo, dove effettivamente almeno 2 o 3 ripartenze siamo stati un po'. Abbiamo sbagliato qualcosina, potevamo forse chiudere la partita nel primo tempo.
recriminiamo anche secondo me un calcio di rigore a mio avviso netto, uscita del portiere che era in vantaggio su Parussa, però ha preso le gambe di Taldurello e l'ha fischiato dall'arbitro. Però sono episodi, ripeto, sono episodi che succedono nel calcio. Mi spiace aver pareggiato al 94esimo perché oramai i playoff erano raggiunti e addirittura arrivavamo terzi, quindi potevamo giocare in casa. Quindi c'è questo rammarico qua, però sulla partita di oggi devo dire che i ragazzi hanno fatto quello che potevano. Però avevamo anche delle defezioni, Mazzone fuori, Sinisi fuori, Tandurella che non si era allenato tutta la settimana per impegni di lavoro, era a Treviso per impegni di lavoro, quindi non, ripeto, secondo me la partita di oggi non posso dire nulla, se no che è stata una sfortuna che all'ultimo minuto ha fatto sì che ci fosse questo pareggio. E dispiace, ma soprattutto per i ragazzi, perché comunque sono stati, diciamo, nei playoff fino all'ultima partita e poi ci sono scappati, però il calcio è questo, quindi bisogna accettarlo. Nulla vieta che comunque abbiamo fatto, secondo me, un campionato sopra le righe, siamo sempre stati nelle prime posizioni, quindi non è che adesso ci possiamo deprimere per un risultato che poi alla fine, ripeto, è venuto per una questione, ripeto, secondo me di sfortuna, perché un minuto e la partita era finita. Forse l'ultima occasione che è loro utile, quindi dispiace per quello. Secondo me bisogna fare i per ragazzi, perché hanno fatto, ripeto, una stagione da incorniciare dall'inizio alla fine, quindi è chiaro che se è sempre stato nei playoff, adesso arrivare all'ultima giornata e vederli sfuggire poi tra l'altro all'ultimo minuto, perché non si tratta neanche di ultima giornata ma di ultimo minuto, c'è questo rammarico qua, però bisogna accettare il verdetto del campo. E queste erano le parole di Adriano Dogliani. E adesso sì, parliamo sconsolato di... Beh, giustamente. Decisamente sconsolato. E adesso parliamo sì di questi playout. Voi li avete fortunatamente evitati. Adesso ci saranno Virtus Mondovì Fossano e Colline Alfieri, Don Bosco, Corneliano Roero. Due partitine tutte da gustare e che noi seguiremo entrambe, non solo quella della Virtus ma anche quella del Corneliano Roero ad Asti. Allora, partiamo da Virtus Fossano. Per come le incontrate, come pensi che possa andare? Perché quest'anno non mi sembra che il Gasco sia stato uno stadio imperforabile, quindi alla fine penso che il pronostico sia apertissimo. Sì, lì, qualsiasi pronostico è aperto. Diciamo che adesso poi noi... te lo chiediamo un pronostico. Però. No. Diciamo che il Fossano noi l'abbiamo incontrato forse nel loro periodo peggiore, nel giro di ritorno. E probabilmente dopo qualche giornata hanno fatto il cambio del mister, se non ricordo male. Quindi era dalla riva ancora? Sì, era dalla riva. Abbiamo giocato ad Alba, non so mica più se era il mese di gennaio. È vero. 3-0 con gol, gol di un euro gol di Pepino, se non ricordo male, da metà campo. Quale dei 12 Pepino? Il difensore Mosè. E invece col Mondovì abbiamo vinto la prima giornata di campionato a Mondovì 2-0, sì. E al ritorno c'è stato uno 0-0. Comunque è stata una bella gara con diverse occasioni da rete sia da parte nostra che loro. Non saprei dire chi è favorita, potessi le salverei tutte e due, sono due squadre simpatiche. Sei diplomatico. Anche in questo caso c'è sempre la questione dei due risultati su tre, eccetera, eccetera. Sì, questo diciamo che ha un vantaggio maggiore il Mondovì, però bisogna anche vedere, si gioca il 10 maggio se non sbaglio, quindi potrebbe fare caldo, bisogna vedere il tipo di preparazione che hanno fatto le due squadre, questo può incidere molto alla fine dei 90 minuti. Tra l'altro in caso di parità ci sono ancora i supplementari come nei playoff e ci si ferma lì o sì. 90 minuti basta? No, mi sembra di sì. Quindi sì. Potrebbe andare per le lunghe la questione. Sì, per quello che dicevo che la preparazione atletica sarà importante, poi magari fa anche caldo a maggio, può succedere che sono più di 20 gradi. E... Capito, andare a vestiti leggero poi. Quando... Speriamo, perché comunque mi dispiacerebbe andare al Gasco a sudare. Quindi andrò vestito leggero. Ecco, poi l'altro playout invece, Colline Alfieri, Don Bosco, Corneliano Roero, non ci stufiamo di dirlo, Colline Alfieri, Don Bosco, un po' sorpresa ai playout, leggendo i nomi a disposizione di Mr. Benzi, perché
perché comunque Manasev, Lewandowski, Bissacco, Sorrentino, Serao, Gai, insomma, oddio. No, hanno una squadra di tutto rispetto, infatti fa strano trovarla nei play-out. Anche loro hanno fatto una buona rimonta, perché se non sbaglio erano o ultimi o penultimi a inizio dell'anno. E cioè hanno veramente uno squadrone. Abbiamo citato tutti questi attaccanti, alla fine hanno fatto comunque 41 gol, non hanno fatto tantissimissimo. Sì, 41 gol, quindi tutto un potenziale offensivo teorico non mostrato in questa stagione. Quindi magari è anche una questione un po' di quadra, non mettere tanti giocatori di quel livello insieme. Certo, forse è meglio averli, però magari non trovi poi la quadra giusta. Io dico che il loro valore aggiunto sicuramente Manasev è giocatore di categoria superiore, l'abbiamo visto anche noi all'andata e al ritorno. All'andata noi abbiamo vinto 1-0, ma dopo 5 minuti, se non sbaglio, sono rimasti in 10 per l'espulsione di Lewandowski. Lewandowski che è stato espulso anche domenica con il Casale e non ci sarà il Cornigliano, quindi buone notizie per il tecnico De Sena, perché appunto dovrà guardarsi da un Lewandowski in meno, che non è quello del il più famoso e celeberrimo attaccante del Bayern, però comunque è un giocatore che già il nome fa paura, ecco, no, teoricamente. Sì, perché anche quando scrivi ti senti più potente. Vabbè, lui e Manasev sicuramente sono due giocatori che secondo me non c'entrano nulla con l'eccellenza, insieme comunque a Gai, che negli ultimi anni ha vinto parecchi campionati, se non ricordo male. Sì, io comunque penso che il Cornigliano qualche chance ce la possa avere, perché appunto abbiamo parlato dei nomi eccetera eccetera, però poi alla fine il valore che ha mostrato la squadra è quello, cioè ha provato, è stato anche in situazioni peggiori, perché mi ricordo che inizialmente era addirittura forse penultimo, terzultima il Collina Alfieri, no? Sì, non ha passato dei bei poi momenti. Sembrava in grado di poter fare una rimonta, poi si è fermata lì, quindi alla fine le due squadre sono state separate da un punto solo. Cornigliano Roero comunque con De Sena una sua identità l'ha trovata, sarà penso anche qui una partita molto interessante e incerta, poi noi tifiamo per le cunesi, quindi certo, c'è da dire che a Collina Alfieri c'è un giocatore che noi conosciamo perché abbiamo seguito il torneo della regione l'anno scorso, che è Boveri, centrocampista centrale del 97, che come giovane è un lusso per l'eccellenza, è un lusso veramente veramente grande, che era il Valenzana l'anno scorso, era Valenzana, vero, che era allenato da Alberto Merlo? Sì, allora era Valenzana. Quindi insomma diciamo che c'è del bel lavoro da fare per le cuneesi, e quindi non ti chiedo il pronostico perché sei troppo diplomatico, quindi non te li chiedo i pronostici, e andiamo avanti con il tuo futuro, perché una domanda un po' da Carlo Cerutti, come Calandra e Caridi, vedremo ancora in porta dell'Olmo Emiliano Campana prossimo anno? Questo non lo so, perché la società Olmo ancora non mi ha detto nulla. Sicuramente voglio ancora giocare, perché ho ancora tanta voglia di giocare nonostante la carta d'identità. Spero di aver dato un buon contributo all'Olmo nella salvezza. Io sono qua, aspetto che mi parli innanzitutto prima l'Olmo, perché essendo un tesserato loro, hanno loro la precedenza, poi vedremo cosa succede. Ecco, ci sono, visto che tu sei molto bravo anche con i bambini, ci sono dei camp che farai magari più avanti per i giovani portieri? Sì, faccio uno stage per portieri la seconda settimana di giugno, tutti i pomeriggi presso i campi di Madonna dell'Olmo, e poi farò sempre un camp con l'Olmo, che se non sbaglio l'ultima settimana di giugno, e poi tornerò una settimana a Baveno, dove ho giocato 4 anni, dove c'è questo patto col presidente che ogni anno io devo tornare su una settimana a fare questo camp e dedicarmi ai portieri. Ma te ne vai sul lago, ma meglio di così, ma dove vuoi andare? Porta anche noi. Volentieri, venite. Bene, allora, Andrea, altre curiosità?
sono... Sei pieno, pienotto? Sono pienotto. Sei pienotto di curiosità. Si vede anche. Allora, noi ti ringraziamo, ovviamente complimenti a te e all'Olmo per questa salvezza che poi era l'obiettivo numero uno per la vostra stagione. Facci sapere poi se ci saranno accordi, offerte varie e dove ti troveremo l'anno prossimo. Noi adesso diamo appuntamento alla seconda parte in cui parleremo di Costigliolese femminile, che ha raggiunto una storica salvezza nel campionato di Serie C, e parleremo di questa derby vinto col Cavaller Maggiore per 5-1 con il centrocampista bianco-blu Gisella Parola. A dopo.